musica in tutta Italia. Pomeriggio di musica è Studio 2. Buongiorno, sono nello studio del grande maestro e devo dire... No, cominciamo a ridimensionare. Correggendo appunto, devo dire che per me... O grandissimo, se no... Buongiorno, sono Lucio Dalla e sono nello studio di un mio grande mito, almeno, ecco, benissimo. Almeno, e ve lo spiegherò durante il nostro incontro e lo capirete dalle cose che so di lui, è Federico Fellini, lo conosco da tanto come credo la maggior parte degli italiani, ma posso dire che ho l'onore di telefonargli ogni tanto, è vero Federico? È vero, a Pasqua, a Natale, per i compleanni, che ormai si susseguono con un ritmo impressionante. Arriva la voce di questo amico così fantastico, perché poi in fondo ci siamo visti poche volte, ma però mi hai sempre dimostrato così una simpatia, un sentimento d'amicizia che mi sembra di averti conosciuto all'elementare, anche se tu sei un po' più vecchio di me, ma insomma forse io ero qualche classe più indietro. Siamo però, ecco, abbiamo avuto dei trascorsi di scuola insieme, di passato insieme. Quindi sono le amicizie più belle queste che si basano su una premessa, sono amicizie tutte da consumare. E speriamo che questo incontro sia l'occasione per cercare di stabilire un rapporto che ci permetta di stare insieme più spesso e volentieri. E chissà, anche di lavorare insieme. Purtroppo. Io ti ho visto, la prima volta che ti ho visto in una visione un po' infernale, un po' come la discoteca nel mio ultimo film, La voce della luna, al Teatro Tenda. Sono entrato e probabilmente io gli organi così acustici del mio organismo sono forse un po' fragili, e in mezzo a un gran fumo ho visto in fondo a un palco una platea urlante, stridente, che mandavano strida come i pipistrelli, decibel quasi irraggiungibili, e laggiù c'eri tu dietro una tastiera con la tua cuffiotto in testa, e sembravi anche un'immagine salgariana, sembravi un corsaro, un pirato, Sandokan, tanto più che i clangori che partivano dalla tua tastiera potevano sembrare delle bordate, delle cannonate. Ecco, la prima immagine, ho visto che controllavi la situazione, eri tu che scatenavi questo entusiasmo, questa marea di urla, di anche un po' isteriche, ma gioiose sempre. Devo dire che questa descrizione straordinaria di Federico... Ma un po' riduttiva, perché no, insomma, ho parlato di cannonate, parlando di un grande musicista, no, che spara cannonate, forse... Ma volevo tranquillizzare, innanzitutto Simonetta e Alfredo, che ci stanno ascoltando dall'altra parte, che sono i due amici che conducono questa trasmissione di Stereo 2, che questo non era altro che un concerto. Cioè tu hai fatto una descrizione epica... battaglia navale. Della battaglia navale. Ma io mi ricordo, con altrettanto stupore, che Federico venne dentro e... come un signore. Ti ricordi di questa cosa? Adesso, cioè, notte uno viene Fellini a sentire un concerto e non si ricorda. Sì, ma ti avevo già accennato a queste impressioni così da... Certo, mi ricordo che tu, no, naturalmente fino a un certo punto, ma con grandissima gentilezza, non ti sei messo tra il pubblico, ma ti hanno dato una bella sedia e sei stato all'interno della tenda, anche perché sono convinto che se andai tra il pubblico era difficile che la gente si tranquillizzasse, nel senso, perché non è normale vedere veramente un protagonista della nostra storia che sente un concerto così dilatato della nostra storia. Un concerto di Lucio Dalla, potrebbero esserci poi anche dei personaggi della storia, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, tutti quanti dovrebbero venire a sentire un tuo concerto, dalla forza evocativa che già hanno, sono un po' mediani. Buonasera. No, non voglio volevo dire questo. Voglio dire, tornando sempre al discorso della musica, alla sua forza misteriosa. Che cosa devo fare? Questo lo tengo io. No. Che ho visto che lì scatenavi e nello stesso tempo dominavi questa dimensione magmatica, misteriosa e viscerale, insomma, veramente un'invasione, come è sempre la musica, insomma. E a proposito... La musica è proprio misteriosa per me, insomma, ne rimango affascinato e impaurito. Tant'è vero, sono ormai diventate leggenda, nei ristoranti le mie inquietudini, appena vedo arrivare verso di me suonatori ambulanti, come se invece la chitarra o la fisarmonica avessero un mitra o un cannoncino, insomma. La musica fin da ragazzino mi ha proprio creato, mi ha sprofondato in una dimensione di profonda malinconia, mi restituisse a una condizione
animalesca, quasi canina, mi metterei a ululare di malinconia. Me ne devo difendere, meno che non lavoro. Ecco, se lavoro posso far tutto, il lavoro diventa un grande scafandro, una protezione da qualunque cosa. Se no, la musica è proprio, mi aggredisce, insomma, ma probabilmente è perché ti restituisce a una tale, ti restituisce il peso, credo, la miserabilità, insomma, della tua situazione. Con questo ricatto continuo di alludere a qualche cosa di più perfetto, di più armenioso, qualcosa dalla quale sembra che tu, ti dice la musica, debba essere per esempio escluso, insomma è ricattatorio. Io ho fatto dire nel mio ultimo film, curioso se mi cito, a quello boista, la musica dovrebbe essere proibita per legge. Sì, ma solo chi va è da grande amore però, Attenzione, perché una frase così tutto sommato ingiustificata e coraggiosa significa che proprio uno si aspetta chissà cosa dalla musica, tutto sommato, anche se poi in realtà non è così. Sì, certo. E perché tu dici che dovrebbe essere abolita? Infatti, contraddicendosi, mi pare, perché stamattina, sapendo che ti avrei incontrato, ho telefonato all'amico Piovani, dicendo devo incontrare Lucio Dalla, saluto, digli che per me è il più grande insieme a Gino Paoli, insieme a Conte, insieme a De Gregori, insomma no, cioè, insieme detto, ma no, è il più grande, me ne dice altri 50, no sto scherzando, ma ha parlato di te in termini proprio di vera sincera ammirazione. Poi tu lo conosci Nicola, immagino. Ma ti ho detto, io non solo lo conosco, lo invidio perché lavora con te, perché se tu mi consenti, ma potrebbe, chi lo sa che il prossimo film invece no, così mi spara Piovani ma se mi consenti io so tutto di te, perché è normale, lo dicevo prima, come lo sanno tutti, ma soprattutto della tua musica. Potrei cantarti. Ma non dire la mia musica, perché mi fai sprofondare in una dimensione di vergogna. E invece è la tua musica, non poteva altro che essere la musica di Fellini, la musica dei film di Fellini. E io qua sono pianoforte, che io innanzitutto sono un cane a suonare, perché una di quelle cose misteriose che tanto era il desiderio di suonare la musica, che non ho mai imparato di suonare uno strumento bene. Anche questo è stato anche un mio grande desiderio. Io ho tentato, devo dire, al momento che siamo in vena di confidenze un po' sgangherate, io ho tentato di imparare a suonare il pianoforte. Ho anche, il primo insegnante era un vecchietto così, che però io avendo già 40-45 anni non mi riconoscevo più con tanta disinvoltura, così, con tanta umiltà nello scolaretto, quindi le insistenze di allargare le dita, di scavalcarle per farla scavalcare. È naturale. Proprio ho lasciato perdere. Allora ho pensato che probabilmente una maestra, e molto avvenente, avrebbe potuto costituire una maggiore attrazione, insomma, e spingermi a una maggiore regolarità. La maestra c'era ed era avvenentissima, proprio una bellissima, era di Ferrara, una bellissima signora, bellissima. Non abbiamo quasi suonato niente, quasi mai. Però siamo andati a pranzo, a cena, qualche passeggiatina. Beh, vabbè, ma eri un bambino in quei momenti lì, o eri già un adulto? No, avevo già passato la cinquantina. Ah, addirittura, vedi? Allora credo anche che... la ferrarese. Ma a me mi piacciono i tardoni, a te no. Sì, non solo. Ma è bello mettersi a studiare a 50 anni. Io mi sono iscritto a psicologia all'università 3 anni fa. Solo che non ho potuto più frequentare dopo 3 volte perché mi addormentavo regolarmente. Ma tu frequentavi psicologia perché venivi presentato come un caso? Perché c'era di fronte a casa mia, a Bologna, che tu conosci, c'è il convento di San Domenico ed era l'università per anziani. Io mi iscrissi perché vedi la pubblicità, dico, ma accidenti, anziano lo sto per diventare. Per me poi è una gratificazione l'anzianità, incredibile, perché è in alternativa ai ritmi micidiali della mia vita fino adesso. Soltanto che mentre lavoro non dormo mai, e mentre mi riposo e non lavoro mi addormento come una zucca. Per cui mi hanno cacciato via i frati dicendo sarai un bravo cristiano ma non puoi venire all'università addormentandoti. Ma se mi consenti prendiamo un break, mi organizzo e ti faccio sentire i tuoi pezzi da cane. È un po' scordato. È il minimo che possa pretendere. Possiamo dare la colpa a lui, possiamo dare la colpa a lui. Allora, io non mi ricordo e non ci tengo a citare le cose come stanno. Ti faccio una specie di... Le faccio io. Esatto. Mi pare da quello, dalle prime 3 note mi sembrava di aver riconosciuto. Il piave mormorava? No, non è quello. Questo è 8:30, la danza della Sarachina. La rumba. Una, mi commuovo.
nuova perché mi vengono in mente troppe cose, bellissime.